highlights della prima gara dell'International GT Open da Monza, con la partenza di Albert Costa dalla pole position, che riesce a mantenere su Martin Kodrić la posizione. Il pilota croato già subito in curva 1 ha un problema al cofano, perde così la carrozzeria, la McLaren, e qui finisce la lotta al titolo del team Theo Martin per il secondo anno su 3. La squadra madrilena deve desistere dalla possibilità di portarsi a casa il titolo. Questo invece è il contatto che mette fuori dai giochi Valentin Pierburg e costerà una penalità a Marcelo Hahn. Ripartirà la corsa con la lotta nella classe AMBI, quattro equipaggi in lotta fra loro, con la Ferrari di Negri che viene messa in testa coda da Conrad. Sembra tutto vanificato per il pilota americano, ma una foratura nel finale di Giuseppe Cipriani gli permetterà proprio di salire sul gradino più alto, con la rimonta anche di Thomas Breining del team Brecadelli, con la Porsche che è tornata a fare la sua apparizione in campionato. Proprio il pilota tedesco ha rianimato questa parte finale di gara, andando a recuperare sino alla 12ª posizione assoluta la quinta di gara. Intensa anche la battaglia per le posizioni a rincalzo del podio, con Riccardo Agostini che è scappato via, ma una penalità di 5 secondi lo ha costretto ad una seconda parte di vera e propria qualifica, consegnando però la vittoria a Miguel Ramos e Fabrizio Cressani. Questo invece è il contatto tra Giacomino Altoè e Fran Rueda, che mette il risultato di gara ibernato. Agostini passa vincitore sulla linea del traguardo, ma cede la vittoria a Miguel Ramos. Tutti pronti per andare a celebrare sul podio questa prima gara di Monza.